Care amiche e cari amici dello Specchio Vuoto, ben ritrovati per l'undicesima lezione sulla via della mistica cristiana, basata sul testo Teologia della perfezione cristiana di Padre Antonio Royo Marin. Buongiorno Don Curzio e sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Riprendiamo dal punto 208 a pagina 514 e vediamo condotta pratica dell'anima nella notte oscura. Prego, Don Curzio. Allora, la notte oscura è qualcosa che potrebbe far paura e è molto delicata da affrontare con una guida. L'anima quindi deve essere molto prudente e lasciarsi condurre da una guida sperimentata. Padre Royo Marin dà delle regole. La prima, una sottomissione completa e piena d'amore alla volontà di Dio. Dio lo permette, quindi io debbo totalmente accettare questa prova e la debbo accettare con amore, non controvoglia, sbuffando. Perciò, con pazienza, con rassegnazione, occorre saper accettare la prova dolorosa per tutto il tempo che a Dio piacerà. Può durare un anno, 10 anni, 40 anni, come a Santa Giovanna di Chantal. L'anima non deve dimenticare che le difficoltà rappresentano un aiuto valido per fortificare e progredire nella vita spirituale. Quindi questa notte non è fine a se stessa, ma ci viene data per purificarci e per rinforzarci nella vita spirituale, darci più forza nell'avanzamento verso l'unione con Dio. È quello che scrive San Giovanni della Croce nella notte oscura: si consolino queste anime, perseverando nella pazienza e senza angustiarsi, confidino in Dio, che non abbandona mai quelli che lo cercano con un cuore semplice e retto. Quindi ecco che se io cerco Dio con amore, con semplicità, con rettitudine, Dio non mi abbandona. Non deserit nisi prius deseratur, diceva Sant'Agostino, che è stato ripreso dal Concilio di Trento. Dio non abbandona nessuno, tranne che prima non sia stato abbandonato, perché i protestanti ritenevano che Dio possa predestinare delle anime all'inferno senza che abbiano fatto nulla di male. Quindi è Dio che le predestina alla dannazione, anche se queste anime sono buone e si comportano bene. Invece no, solo e soltanto se io lo abbandono, volto le spalle a Dio, allora Dio prende atto e quindi constata che io l'ho abbandonato e lui si ritira e lascia fare. Però aspetta sempre, se io ritorno, chiedo perdono come il figlio al prodigo, Dio mi accoglie. Quindi Dio non ometterà di somministrare alle anime che entrano in questa prova così dolorosa il necessario, la grazia sufficiente per un viaggio così difficile e scosceso. Seconda regola, perseveranza nell'orazione. Questa l'abbiamo vista, è capitale perché durante questa notte l'anima normalmente potrebbe scoraggiarsi, dice: ma io prego, non provo nulla, quindi non serve a nulla pregare, e allora smette di pregare. Invece è il momento di intensificare la preghiera, perché proprio Dio sta per farci entrare nella terza via unitiva che ci porta poi alla santità. Per cui, a imitazione di Gesù, nel Getsemani, il quale, entrato in agonia, come dice il Vangelo, prolixius orabat, pregava con maggior fervore e intensità. Nel Vangelo di Luca 22, 43. L'orazione, in mezzo a queste aridità,
dure, terribili, diventa un tormento per l'anima e soltanto uno sforzo generoso, pieno d'amore, di generosità, può mantenerla nella vita dell'orazione, altrimenti si abbandona l'orazione. La maggior parte delle anime non arrivano all'unione con Dio perché di fronte a questa prova, la notte dei sensi, peggio ancora, la notte dello spirito, si scoraggiano e lasciano l'orazione. Invece l'orazione è la regola capitalissima, la regola d'oro per arrivare all'unione con Dio. Per cui ci vuole uno sforzo necessario se non si vuol tornare indietro e perdere tutto quello che avevamo conquistato. Sopraffatte dalle angustie, mi scuso, della notte, queste anime abbandonano l'orazione, desistono dai loro propositi. Proprio, ecco, e questo è importante, nel momento in cui stavano per ricevere i primi raggi del sole nascente, perché questa prova precede l'entrata nella via unitiva. Per cui scoraggiarsi in quel momento significa buttare la spugna proprio quando uno è arrivato quasi in cima alla vetta. Uno sta scalando una montagna e gli ultimi metri è la parte più brutta, è quella più scoscesa, più difficile. E se uno che ha fatto chilometri di salita si scoraggia in quel momento, spreca tutto quello che ha fatto e in cima non ci arriva, ma per colpa sua, non per colpa di Dio. Per cui l'anima deve rendersi conto di come comportarsi nell'orazione, vale a dire, non può continuare a pensare di aver sempre le consolazioni che poteva avere all'inizio della vita spirituale, della prima via, ma deve saper accettare la privazione di queste consolazioni. Come il ragazzino svezzato dal latte, deve accettare i primi giorni che la mamma non gli dia più il latte, che gli piaceva tanto, e comincia a dargli un cibo più solido, più forte per lui, ma che all'inizio a lui non piace per nulla, perché il suo palato non è abituato a questo cibo più sostanzioso. Terza regola, costoro debbono lasciare l'anima libera e tranquilla, si debbono contentare di una quieta e amorosa avvertenza di Dio. Allora, io non provo più nulla, però debbo rimanere tranquillo anche se non provo più nulla. L'importante è che abbia la certezza teologica che Dio è presente nell'anima del giusto che non ha commesso nessun peccato mortale. Per cui mi faccio un esame di coscienza, vedo se ho peccato gravemente contro uno dei 10 comandamenti, se avessi peccato mi confesso, se non ho peccato è inutile tormentarmi con gli scrupoli e pensare chissà se, forse che ho offeso il Signore quando l'esame di coscienza mi dice che non ho fatto nulla di grave. Quello che capitò a Giobbe quando la moglie e gli amici andarono a dirgli: ma se tu hai tutte queste pene, tutte queste sofferenze, significa che hai offeso gravemente il Signore. E lui rispondeva: io mi sono fatto un esame di coscienza, non trovo nulla in me. Quindi se il Signore lo permette, lo sa lui perché lo fa. Dio ha dato, Dio ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. E siccome la moglie e gli amici continuano a angustiarlo, pover uomo, allora interviene Dio e Dio spiega che il male non è un castigo,
ma è un mezzo che Dio dà all'uomo per provare se veramente l'uomo vuol bene a Dio e per fare in modo che l'uomo, accettando questa prova così dolorosa, possa santificarsi sempre di più e arrivare all'unione con lui, come fece Giobbe. Quindi dobbiamo lasciare l'anima tranquilla, libera. Ci dobbiamo contentare di una avvertenza di Dio nella nostra anima. Senza questo desiderio di sentirlo, di goderlo, oggi come oggi, questo emozionalismo, sentimentalismo, esperienza religiosa, carismatismo, vogliono far consistere la vita spirituale nel provare e nel sentire la presenza di Dio in noi. Invece noi sappiamo che tanti santi hanno vissuto e sono morti anche, quindi non hanno mai sperimentato la dolcezza della presenza di Dio, e loro l'hanno sperimentata solo dopo la morte. Il caso che c'è più vicino è quello di Santa Teresina. Santa Teresina non lo chiamava il tunnel, non vedeva nulla, non sentiva nulla e addirittura disse all'infermiera di togliere le medicine dal suo tavolino perché quelli erano momenti talmente terribili che era tentata anche di suicidio. Era Santa Teresina del Bambino Gesù. Ecco per cui l'anima sta ricevendo l'inizio della luce della contemplazione infusa, la quale è talmente forte che ci acceca. Questa notte non viene dal fatto che Dio si sia ritirato, ma dal fatto che ci dia una luce sempre più forte, e questa luce mi abbaglia, come quando io esco da una galleria, da un tunnel, con l'auto, la luce del sole è talmente forte che per un attimo rimango abbagliato. È l'eccesso di luce, i miei occhi sono talmente deboli che rimangono abbagliati dall'eccesso e dalla troppa luce. Quindi oramai si è usciti dalla prima seconda via, a dire l'orazione discorsiva o affettiva di volontà della prima e seconda via, la meditazione. E si entra nella terza via in cui c'è una contemplazione, guardare con amore, infusa da Dio, la quale eleva l'anima, all'inizio la acceca, ma se l'anima ha la pazienza per sopportare un po' questa privazione, arriverà all'unione trasformante con Dio. Per cui se vorrà continuare a discorrere e a meditare, le sarà impossibile percepire la luce della contemplazione. Questo è importante, non bisogna ostinarsi a voler meditare come si faceva nella prima e seconda settimana, perché oramai si sta per entrare nella terza settimana, questa notte dei sensi e poi più in là dello spirito, ci danno le prove che Dio ci sta facendo entrare nella terza via unitiva, e per cui dobbiamo accettare questo nuovo modo di far orazione, che è molto diverso da quello che facevamo nella prima e nella seconda via, che sono ascetiche sia l'una che l'altra. Qui stiamo nella via mistica. Inoltre, quantunque nascessero in queste anime moltissimi scrupoli di sprecare il tempo, a dire io vado a far meditazione e non provo nulla, allora rimango come un babbeo davanti al Santissimo, non provo nulla, ho perso mezz'ora, questa è la tentazione. Allora sarebbe meglio fare altre cose. Esco fuori, mi metto a zappare, a raccogliere le rose o i fichi. No, queste anime debbono
sapersi sopportare, rimanere calme, perché ora è il tempo di stare tranquillamente, con grande larghezza di spirito, e aspettare che il Signore mi faccia purgare completamente dalla luce della contemplazione infusa. Bisogna quindi che l'anima, questo sempre San Giovanni della Croce nella notte oscura, non si dia alcun pensiero se perde le operazioni, il ragionare, il volere delle sue potenze nobili, intelletto e volontà, come si faceva nella prima e seconda via, l'orazione, prima via discorsiva, seconda via fatta di atti di volontà, deve anzi essere contenta di perderle, di non riuscire più a discorrere, a ragionare, di non riuscire più a fare atti di volontà, ma saper accettare quello che il Signore ci manda. Per cui, se l'anima non disturba l'atto della contemplazione che è infusa da Dio, della luce che è infusa da Dio, la riceve con abbondanza e questa abbondanza di luce fa in modo che l'anima piano piano venga purificata, e poi arriverà all'unione con Dio. La contemplazione infusa non è altro che una infusione segreta, pacifica, amorosa di Dio nell'anima, la quale infiamma l'anima nello spirito d'amore. Ecco, quindi questa contemplazione, questa luce infusa da Dio nell'anima la porta a essere incendiata d'amore verso Dio, anche se l'anima non sente nulla, non è il sentire che ci santifica, è fare la volontà di Dio. Se Dio in questo momento vuole che io resti nella aridità, nella notte, devo saperla accettare, fare la sua volontà, perché questa notte, questa aridità, mi porterà alla santità e all'unione trasformante con Dio. Quindi, commenta padre Antonio Marin, l'anima non faccia sforzi inutili per meditare né considerazioni dell'intelletto, prima via, né atti di volontà, seconda via, ma rimanga tranquilla, in pace, davanti a Dio, con un semplice sguardo amoroso, senza pensare né discorrere di nulla. Quindi ecco, uno va in cappella, dà uno sguardo amoroso, anche se non sente nulla, al Santissimo Sacramento, non pensa, non ragiona, non fa atti di volontà. Rimane alla presenza di Dio. Come il contadino, che era un parrocchiano del curato d'Ars, il quale rientrando dai campi passava nella chiesa e rimaneva un paio d'ore davanti al Santissimo. E allora il curato d'Ars era rimasto toccato da questa figura e disse: "Ma scusa, tu vieni tutti i giorni e rimani qui, cosa fai?" "Beh, io lo guardo, lui mi guarda." Quindi c'era questo rapporto tra l'anima e Dio che riempiva quest'anima di luce, di pace e di amore. Anche magari se questa persona non provava nulla, non sentiva la presenza di Dio in sé. Si tenga presente tuttavia che spesso agli inizi della vita contemplativa l'anima non sentirà l'attrattiva dello Spirito Santo.
Quindi rimane nell'aridità, nel qual caso, come spiega San Giovanni della Croce, nella salita al Monte Carmelo, deve praticare la meditazione nella forma solita. Quindi si sta all'inizio della vita contemplativa, ancora non si è ricevuta la luce. Si sta per riceverla, è quel periodo che sta per finire una via, sta per iniziarne un'altra. In questo caso, se uno ha ancora la capacità di fare ragionamenti e di fare atti di volontà, continui a farli aspettando poi di poter fare il salto. Bene, Don Curzio. Allora, siamo arrivati a... Dunque, abbiamo finito il terzo numero, stiamo a pagina 517, dobbiamo fare il quarto, docilità al direttore spirituale. Ecco, mi ha colpito molto questo atteggiamento del curato d'ars di stare agli occhi di Dio, cioè al cospetto, in questo dialogo silenzioso, cioè dove magari non si sente quello che Dio ci comunica, perché non so, ma penso che avere la grazia come Giobbe di sentire Dio che gli spiega non è così da tutti, ecco, però riuscire a instaurare questo anche dialogo silenzioso, umile di stare semplicemente alla sua presenza, alla sua volontà, sia, ecco, molto importante. Allora, nel video precedente, nella lezione precedente, sono arrivate alcune osservazioni. Gliele leggo, Don Curzio. Allora, Laura scrive: questa lezione sulla notte oscura dà molta speranza e mi fa pensare a San Paolo, che dopo aver perseguitato in maniera molto sanguinaria i cristiani ed aver assistito con compiacimento alla lapidazione di Santo Stefano, ha un'esperienza di notte oscura e nella sua cecità vede la luce, cioè la verità di Gesù Cristo. E a quel punto immagino la sua disperazione nel capire quanto male ha fatto e quanto danno proprio al progetto di salvezza di Dio. Ma egli ha saputo trasformare la sua tribolazione interiore e il suo dolore in virtù. Dall'umiltà del rimettersi nelle mani di Dio ha tratto la forza per poter diventare uno dei più grandi portatori del messaggio cristico di salvezza. La figura di San Paolo mi ha sempre dato la forza di rialzarmi e di scrollarmi la polvere della vergogna delle mie mancanze. Dio è con noi. Ha perfettamente ragione. Quindi la cecità momentanea di San Paolo, 3 giorni, accettata pienamente da San Paolo, sente Gesù che gli parla, non vede nulla. Gesù gli dice: fatti accompagnare da Anania. Non è lui che l'accompagna direttamente, gli dà un direttore spirituale, Anania l'accompagna, e quindi San Paolo viene accolto dalla comunità di Damasco che avrebbe voluto sterminare. Gesù lo ha illuminato, gli ha fatto capire qual è l'essenza del cristianesimo, riceve il battesimo e poi cadono le squame dai suoi occhi, di nuovo rivede e, avendo la fede piena, avendo accettato la prova, avendo la fede piena in Gesù Cristo, comincia la sua attività di apostolo dei pagani. Prima predica alle pecore perdute della casa di Israele, poi soprattutto ai pagani che volevano convertirsi al Vangelo. Bene, un altro commento è: doveroso ringraziarvi per i suggerimenti dei libri, specie per quello di Tissot, che mi mancava di leggere e che promette un arricchimento interiore di cui approfittare assolutamente.
Ecco, i libri sì, sono degli strumenti molto importanti, cioè le letture che facciamo ci guidano, insomma, anche loro. E poi un altro commento: la strada per la santità non c'è da illudersi, è irta salita. Non bisogna stancarsi di percorrerla, Dio ci verrà incontro. Questo senz'altro non è una strada in discesa, l'ha detto Gesù, stretta, angusta, irta è la strada che porta alla salvezza e sono pochi che la prendono. Invece la strada che porta alla perdizione è larga e è in discesa e purtroppo sono molti che la percorrono. Ecco, e perciò anche questa speranza che il Signore ci venga comunque incontro sta a noi aprire il cuore, insomma. Bene, grazie Don Curzio anche per questa lezione. Con una sua benedizione ci salutiamo. In nomine Patris, Filio e Spirito Santi, Amen. Benedizio Deo Onnipotentis, Patris et Filio e Spirito Santi, descenda super vos, in maniera semper. Amen. Amen. Un saluto a tutti, ci vediamo la prossima volta e un pollice su per il nostro lavoro.